Io fra pochi giorni compierò 90 anni e spero che i miei prossimi 91, 92, 93, quelli che ci saranno, possa tornare a Pesaro a fare teatro, perché il teatro è una forma di cultura che aiuta la gente a pensare e rende la gente più ricca di fantasia e di umanità. Cittadino onorario della nostra città, oltre che ovviamente proprio nato a Pesaro, ma è una delle figure più importanti, insomma, forse le figure più importanti viventi del teatro italiano. Ho fatto la storia del teatro, mi è partito da Pesaro fondando la Piccola Ribalta, il suo primo debutto teatrale a 15 anni. È una carriera infinita e affascinante e che ancora oggi, proprio anche a partire dai grandi classici, affascina e avvicina al teatro tantissimi giovani. E allora, in un anno strano come questo, dove avevamo pensato a un doppio tributo, uno in primavera con lo spettacolo dell'Ultimo Nastro dei Crêpes che si sta eseguendo oggi e uno proprio in stagione teatrale, è venuto, diciamo, fondere e comprimere i momenti in questi 3 giorni che si è conclusa con grande successo il Teatro Sperimentale e che speriamo di poter proseguire poi, appena ripresa la stagione di prosa regolare da fine anno, anche di poter ospitare Glauco Mauri proprio in una stagione appunto di prosa, con anche il teatro che ritorna a vivere come sappiamo e come vogliamo.